E allora godiamocela tutta questa partita, dando la linea a Carlo Verna e Gianfranco Coppola dal San Paolo. Ritorno della semifinale di Team Cup Napoli-Juventus. Stadio San Paolo di Napoli, buonasera da parte nostra. Vi stiamo parlando grazie all'assistenza tecnica di Antonio Dorta. Siamo all'ultima puntata di una sfida infinita. I campioni e i vice campioni d'Italia si affrontano per la quarta volta nella stagione, in questa occasione con l'obiettivo di staccare il pass per la finale del trofeo tricolore. Al termine di questo match, che ha come possibili code supplementari e rigori, sapremo chi contenderà alla Lazio la Coppa Italia. Bilancia che pende per ora tutta dalla parte del la Juventus, due vittorie per i bianconeri e un pareggio appena tre giorni fa, match rispetto al quale Allegri cambia la formazione iniziale con ben sette uomini diversi, fra cui Buffon e Pjanic, che andranno in panchina. Si riparte dal 3-1 maturato fra mille polemiche allo Juventus Stadium a favore della squadra che restituisce la visita, ma che evidentemente pensa anche ai prossimi impegni e in particolare alla trasferta di Champions di Barcellona. Può permettersi di farlo con ampio turnover, perché la panchina brilla davvero di qualità, sei nomi diversi anche nel Napoli rispetto a domenica, ma tra questi c'è il recuperato Pepe Reina, poi la rimessa in gioco già effettuata dalla Juventus. Ma Napoli ha recuperato il pallone, attenzione, Callejón solo davanti a Neto, che ha respinto, continua l'azione sull'esterno della rete, la conclusione da parte di Zielinski. Si entusiasma il pubblico della San Paolo, grande opportunità per il Napoli di passare in vantaggio. Attenzione, passaggio sbagliato di Kirikes, una grandissima opportunità che è stata offerta alla Juventus, in particolare a Rincon. Il pallone poteva essere una sorta di rigore in movimento se non si fosse trattata di una sfera che era comunque ballonzolante, stava rimbalzando, quindi c'è dovuto arrivare e colpire come ha potuto Rincon. La sfera è terminata sul fondo, ma grandissima occasione su erroraccio da parte di Kirikes, sostituto stasera di Albiol. Attenzione Higuain, limite dell'area, la conclusione, gol, ha segnato Higuain, il gol di Higuain, forse poteva arrivarci Pepe Reina. Juventus in vantaggio al 32esimo con un tiro angolato a fil di palo, Reina non è arrivato sul pallone, Juventus passata in vantaggio col gol dell'ex, il più fischiato, entra nel tabellino dei marcatori e probabilmente indirizza la Juventus verso la finale di Roma con la Lazio, perché adesso è la Napoli per adesso si lascia andare ad un po' di esultanza. Ha continuato a dare un gesto verso la tribuna, non sappiamo da questa distanza se possa essere indirizzato al presidente De Laurentiis, col quale certamente non si è lasciato bene, o a qualcuno in panchina che gli ha detto qualcosa arrivando allo stadio, ma è per la seconda volta che ha indicato verso la tribuna o verso la panchina. Noi siamo troppo alti qui per poter giudicare, ma senza avere esultato, però ha fatto capire di essere molto contento e a qualcuno voleva dare una risposta. Intanto stavamo raccontando dell'errore di Rincon, se si fosse stato Higuain, Higuain con un tiro velenoso a girare ha beffato Reina e il Napoli. Dunque tre gol deve adesso realizzare la Napoli per andare ai supplementari, si avvicina il traguardo della finale di Coppa Italia per la Juventus, il gol di Higuain, ma ci sono nella circostanza un po' di responsabilità di Pepe Reina, che ha visto in ritardo il pallone, non era un tiro irresistibile quello del Pipita. Isai che cerca di dare al centro per Milik, che adesso poi riceve, va al tiro dai 25 metri, un tiro che stava per sorprendere il portiere Neto. Callejón, il cross di Callejón, il colpo di testa di Milik, l'intervento di Neto all'altezza del palo di destra, poi Insigne che non riesce a trovare il varco per cercare il tiro al giro, offre ad Amsic, bello il colpo di testa di Milik, bella la risposta di Neto, continua la manovra della Napoli che forse ha avuto una scossa da questo colpo di testa del centravanti polacco e continua a proporsi in avanti il lungo lancio da parte di Gulam, poi c'è Zielinski, Insigne, limite dell'area di rigore, non ci sono varchi per lui, deve tornare indietro Insigne, poi riesce a dare a Callejón, attenzione Amsic, la conclusione, il pareggio della Napoli, ancora una volta Amsic, 1-1 all'ottavo minuto della ripresa, Amsic che aveva pareggiato la rete di Khedira, adesso ha pareggiato quella di Higuain, ma qui naturalmente in Coppa Italia è tutto più
complicato, perché non c'è il punto che comunque vale, che nel campionato ha tenuto il Napoli a 4 punti di distanza dalla Lazio, che gli azzurri affronteranno domenica all'Olimpico. Il pari per ora non vale particolarmente tanto, ma rimette in qualche modo in partita la formazione partenopea, che con due gol potrebbe andare ai supplementari. La Juventus che cerca di riordinare le idee, e questo è il momento chiave di questa doppia sfida. Se la Juventus riesce a riprendere il bandolo della matassa che ha tenuto per lungo tempo nel corso del primo tempo, e il Napoli non riesce a sferrare il secondo colpo da KO del 2-1, la partita non si riapre. Ecco il passaggio per Cuadrado da parte di Dybala, ancora il cross, il gol! Che gol di Higuain! E adesso davvero sembra tutto finito al San Paolo. 2-1, ancora Gonzalo Higuain, doppietta del giocatore più fischiato, del giocatore più temuto, del giocatore che meno i tifosi del Napoli avrebbero voluto vedere andare a segno. È andato a segno due volte e ha praticamente portato la Juventus in finale di Coppa Italia, perché sul 2-1 per la Juve la Napoli dovrebbe realizzare 4 gol per potersi qualificare in finale e andare ad affrontare la Lazio all'Olimpico. Il giocatore più bravo in attacco che c'è nel campionato italiano, lo ha confermato anche questa sera, ha seguito l'azione ispirata da Dybala con gran passaggio a Cuadrado, che con freddezza ha messo indietro, e Higuain con l'interno di destro l'ha messa laddove Reina non poteva stavolta arrivare, con una doppietta che esalta le sue qualità di grande cannoniere, esalta la qualità di gioco della Juventus, che quando è il momento difficile, nelle maniere che si vuole, ma trova sempre la forza, la qualità per arrivare a rinvertire la rotta proprio quando soffri. Il Napoli stava facendo soffrire terribilmente la Juventus, che ha trovato il pareggio con una ripartenza fulminea. Difficilmente il Napoli potrà ribaltare il 3-1 dell'andata, ora che sta perdendo 2-1, e poco potrà fare Mertens, che sta per entrare in campo al posto di Milik. Siamo giunti al 16esimo minuto della ripresa, Juventus 2 Napoli 1, entra in campo Mertens, Napoli nuovo col 3 del genere, Mertens che va in rete, praticamente un errore di Neto clamoroso, alla Donnarumma potremmo dire, è quasi peggio di Donnarumma, e Mertens che era appena entrato in campo e si aggirava per l'area di rigore ha visto un pallone che non ha fatto altro che depositare in una rete sguarnita. È incredibile questo gol, che ripensarci, una palla sembrava morta, finita, ha sbagliato nettamente Neto l'appoggio di dalla sinistra di Alexandro, e fallendo il controllo coi piedi, Mertens era lì perché lì doveva trovarsi e l'ha appoggiata dentro, dopo penso forse un record storico di gol dopo pochissimi secondi, penso sia forse il record storico in assoluto, lo diranno gli esperti di statistiche. E sicuramente vedere in parallelo l'errore di Donnarumma e quello di Neto sarà decisamente curioso, perché si somigliano molto molto, davvero molto, soprattutto a rivederlo sul monitor di servizio, un intervento clamorosamente sbagliato da parte di Neto, credo sia stato il gol più facile della vita calcistica di Dries Mertens, che sta facendo molto bene in campionato, ma stavolta veramente si è trovato di fronte una cuccagna. 2-2, che non cambia comunque quello che stavamo dicendo, Napoli che deve realizzare altre 3 reti per poter andare in finale, difficilmente potrà riuscirci. Converge al centro, bellissimo il dribbling, Callejon, attenzione Insigne, il gol di Insigne, Napoli in vantaggio con l'azione di Callejon sul settore di destra, il cross al centro, quasi un rigore in movimento per Insigne, che non si è fatto sfuggire stavolta l'opportunità dopo aver cercato troppo il gol con soluzioni improbabili. Stavolta ha avuto un pallone servito benissimo e calciato altrettanto bene, niente da fare nella circostanza specifica per Neto. E adesso che sembrava assolutamente impossibile ridiviene alla portata del Napoli, ma naturalmente due gol da realizzare alla Juve sono tanti. Limite dell'area di rigore, c'è Allan che all'altezza non è Tarpiona, il pallone entra in area, il tocco da parte di Mertens di nuovo per Allan, poi c'è Pavoletti, la conclusione di
di Pavoletti che si gira benissimo ma non riesce a centrare la porta, anche perché il pallone gli è stato deviato dal difensore che lo controllava molto da vicino. Bel gesto tecnico. Allegri già lascia il campo, Allegri lascia il campo, va via prima del fischio finale. E non ci sembra assolutamente che ci sia stato un provvedimento nei suoi confronti. Allegri se ne sta andando, la Juventus ancora in possesso di palla al limite della linea che delimita il rettangolo di gioco. Il pallone viene controllato dai giocatori juventini, ma arriva il triplice fischio del signor Banti. Anche le riserve di serata, perché sono fior di giocatori spesso e volentieri titolari. Ricordo, Allegri ha campato 7 uomini nella formazione iniziale rispetto a quella di domenica, sono entrati in campo per far festa con i compagni che hanno portato in porto la qualificazione, nonostante caratterizzata dalla sconfitta, vittoria platonica per il Napoli per 3-2. Juventus che va in finale contro la Lazio, e possiamo dire Juventus meritatamente in finale per quel che si è visto stasera, anche se la Napoli con generosità è riuscito almeno a fare suo il punteggio di serata. Al Napoli c'è la consolazione del successo, è stato in partita, è rientrato con un episodio fortunato, ma la Juve ha dimostrato quella cattiveria, quella qualità, quella determinazione, quella completezza di team, anche nell'aver cambiato tanto in partenza, che le consente di arrivare verso un altro obiettivo stagionale, cioè la finale di Coppa Italia. Il successo, per la verità, alla fine è meritato per il Napoli, che ha, come sempre, ha avuto maggior possesso palle e maggior qualità, ma la Juventus certamente approda in finale con merito, perché nella doppia sfida ha fatto vedere qualcosa in più anche nel rivoluzionare le formazioni, schemi e moduli, e quindi la finale sarà certamente super interessante. Lazio-Juventus, peccato per Roma e Napoli, arrivate ad un passo all'obiettivo. Per il Napoli a questo punto la corsa al secondo posto diventa priorità stagionale. Eh sì, per Roma e Napoli la sfida per il secondo posto sarà una rivincita rispetto a quelle che sono state le semifinali di Coppa Italia, doppietta di Higuain, gol di Hamsik, Mertens e Insigne per il Napoli che passa 3-2 in questa semifinale di ritorno, ma assolutamente non basta in virtù del 3-1 dell'andata, soltanto vincendo 5-2 per quello che era il punteggio che era maturato in corso d'opera. Gli azzurri avrebbero potuto tagliare il traguardo del passaggio in finale. In finale ci va la Juventus, affronterà la Lazio. La nostra radiocronaca dallo stadio San Paolo di Napoli, con l'assistenza tecnica di Antonio Dorta e la collaborazione di Giovanni Izzo, si è conclusa. Gianfranco Coppola e Carlo Verna che vi sta parlando, vi auguro la più cordiale buonanotte. La linea torna a Roma.